Ciao a tutti, oggi prepareremo i calamari ripieni alla malvasia. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora. Gli ingredienti sono calamari, per il ripieno pomodori piccadilli, pinoli, uva sultanina ammollata, pangrattato aromatizzato, parmigiano, i tentacoli dei calamari, olio, scalogno. Per il sughetto, acqua, malvasia, i tentacoli dei calamari, un'altra dose d'olio, sale, pepe e aglio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare il ripieno dei calamari. Mettiamo nel boccale lo scalogno. Lo andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 7. Andiamo a riunire sul fondo. Andiamo ad aggiungere l'olio. E i tentacoli. Andiamo a cuocere per 5 minuti a 120 gradi, velocità 4. Riuniamo sul fondo. Adesso aggiungiamo il pangrattato aromatizzato. I pomodorini tagliati a pezzetti. Andiamo a sultanina ammollata. I pinoli. E infine il parmigiano grattugiato. Amalgamiamo il tutto per 30 secondi a velocità 2. Il nostro ripieno è pronto. Andiamo a trasferirlo in una ciotola e riempiamo i nostri calamari. Dopo aver trasferito il nostro ripieno in una ciotola, andiamo a riempire i nostri calamari. Andiamo a prendere il calamaro, ci vediamo con un cucchiaio. Dopo aver riempito il nostro calamaro, li andremo a chiudere con uno o più stuzzicadenti. E poi li posizioneremo all'interno del baroma. Dopo aver riempito e chiuso i nostri calamari, mettiamoli momentaneamente da parte e iniziamo a preparare il sughetto. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere l'aglio, il resto dell'olio, l'altra dose. E i tentacoli dei calamari. E andiamo a cuocere il tutto per 5 minuti a 120 gradi, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere l'acqua. Andiamo
il sale, il pepe e la malvasia. Chiudiamo il coperchio senza il misurino, andiamo a posizionare il nostro varoma nel quale abbiamo riposto i calamari e andiamo a cuocere il tutto per 30 minuti temperatura varoma velocità 1. I nostri calamari sono pronti, andiamo a impiattare. Calamari ripieni alla malvasia. Grazie e alla prossima ricetta.